Noi oggi siamo qui, e questo è un dato di fatto, a inaugurare una flotta nuova, scintillante, questo lo vedete, che porta il numero di bus a un numero considerevole rispetto ai 20 che ci siamo trovati nel 2018. Dobbiamo ricordarcelo, perché altrimenti parliamo sempre delle solite cose. È un ragionamento complessivo, riguarda il trasporto pubblico locale, riguarda il piano parcheggi, riguarda la mobilità sostenibile, riguarda anche la metroferrovia, ma sono tutte cose che piano piano stanno partendo. Oggi questi autobus garantiranno ancora di più una possibilità che il cittadino deve cominciare a prendere in considerazione. Dobbiamo capire che se per poterci spostare abbiamo la comodità di avere un bus che è regolare negli orari ed è puntuale in tutto il servizio, dobbiamo cominciare a prenderlo perché ci serve a tutti. Un aspetto però che manca in città, forse anche per migliorare il servizio, sono corsie preferenziali che siano davvero corsie preferenziali, perché oggi in via Garibaldi tutto possiamo dire tranne che quella sia una corsia preferenziale nonostante la segnaletica. Io vorrei dire una cosa, ma non mi fate fare delle brutte battute, forse chi è stato a Milano vede che il tram non cammina su corsia preferenziale se non in alcuni tratti. C'è il misto strada-tram, è una questione anche qua di abitudine. Via Garibaldi quello è diventato un parcheggio. Stavo finendo, la ringrazio per avermi interrotto. È un concetto culturale, non è che è diventato un parcheggio perché qualcuno ha detto che si può parcheggiare, ma perché qualcuno ci parcheggia. Allora, se il problema è fare cordoli, faremo i cordoli, ma questo passa da un ragionamento che è legato sempre al rispetto che noi abbiamo per le regole. È complicato, mi rendo conto, ma se non iniziamo non andiamo da nessuna parte. Troveremo soluzioni anche in questo caso. Quando metteremo i cordoli ci lamenteremo perché abbiamo messo i cordoli, quindi dobbiamo capire che dobbiamo rispettare le regole di viabilità soprattutto perché serve a tutti.